Credo che nessuno a questo mondo si aspetti di svegliarsi un mattino e ritrovarsi nel bel mezzo di una guerra fra due organizzazioni segrete. Non io, almeno. Ma eccomi qua. Da un lato ci sono i Templari, meglio noti al giorno d'oggi come Abstergo Industries. Vogliono controllare ogni cosa. Politica, economia, tecnologia. Non si fermeranno finché non ci avranno soggiogati tutti. Letteralmente. Contro di loro si battono gli Assassini, un gruppo votato alla difesa del libero arbitrio dell'umanità. Io sono nato nella confraternita. Alcune settimane fa i Templari mi hanno trovato e fatto prigioniero. Mi hanno legato a una macchina e costretto a lavorare per loro. La chiamano Animus. È lì che ho passato gran parte del tempo. A rivivere i ricordi dei miei antenati, a scoprire vite intere racchiuse nel profondo del mio DNA. Prima ho ripercorso la vita di Altair ibn Lahad, un assassino delle crociate. I Templari volevano trovare qualcosa chiamato Frutto dell'Eden, un antico manufatto in grado di piegare chiunque a loro volere. Pensavano di aver ottenuto quello che stavano cercando. Così hanno deciso che ero diventato inutile. Ma Lucy mi ha salvato. Lucy, quando tutto sembrava volgere al peggio, si è rivelata un'assassina e mi ha aiutato a fuggire. Speravo che fosse la fine delle mie disavventure, ma eravamo solo all'inizio. Sono ritornato nell'Animus. Ora sto rivivendo i ricordi di Ezio Auditore da Firenze, un mio antenato del Rinascimento, alla ricerca di una via da seguire. Grazie all'effetto osmosi sto diventando un assassino non soltanto di nome. Mi tornerà comodo, visto che i Templari vogliono ridurci tutti in schiavi. Ci hanno trovato. Hanno fatto irruzione nel nostro rifugio, ora siamo in cerca di un posto sicuro. Solo che non ce n'è e il tempo stringe. Mi chiamo Desmond Miles e questa è la mia storia. Rebecca, che succede? Devo fare qualche verifica. Torno subito. Che cosa? Chi è Desmond? Non capisco. Ti prego, aspetta. Ho così tante domande.
meglio nelle mani della Terra che nelle mani dell'uomo. Zio Mario. Che posso dire? Abbiamo mandato un solo uomo contro un'intera armata. Ero in pena. Svelto, sali. Dobbiamo uscire di qui. Non credereste mai a ciò che ho visto, zio. Resta vivo, così potrai raccontarmelo. Prevedo resistenza. E io prevedo che il Borgia lamenterà la perdita di molte vite stanotte. Cosa fate qui? Assassini! Dio vi punirà per i vostri crimini! Voi avete profanato la santità di questo sacro luogo! Voi condannate ciò che non comprendete! Dobbiamo andare, Ezio, presto! La sua è la voce del demonio! Vergogna! Allontanatevi da loro! Rodrigo è riuscito a ferirti. A malapena. La corazza ha fermato il suo attacco. Sta pronto a batterti. Che intendete fare? Salvarti, a quanto sembra. Non male per un vecchietto. Concordo, te la cavi ancora bene. Buona questa. Magnifico. Bel colpo. Notevole. Decisione spetta soltanto a te. Basta che ti sbrighi. Dalla a me. Potrei farci ciò che vuoi in seguito. Sta bene. Salta!
poi Minerva ha parlato del sole. E di un disastro avvenuto molto tempo fa. E di un altro che sta per venire. In un futuro lontano, vero? Allora non abbiamo di che preoccuparci. Sì. Forse il nostro lavoro è finito. Non sarebbe poi così male. Abbiamo potenziato l'arsenale mentre eri via. Ah, adesso è usanza accogliere i visitatori a colpi di cannone? Chiedo venia. Li abbiamo fatti montare appena qualche giorno fa. I miei uomini si stanno ancora addestrando. Ezio! Guardate, Ezio! Fatemi vedere! Buongiorno! Salute, Mario! È bello essere a casa. Guardateli un po', quei due. Questo borgo diventa sempre più bello. Grazie a te. Fratello! Claudia. Fa piacere tornare a casa. E nostra madre? Sta bene. Avevo sentito dire che stavi tornando, ma sono lieta di vederlo coi miei occhi. La contessa di Forlì è qui per darti il benvenuto. Non pensavo che fossi tanto famoso. Caterina. È qui. È finita, dunque. Lo spagnolo è davvero morto. Stasera raduna gli altri nello studio di Mario. Vi spiegherò tutto lì. Preparati, Ezio. Sarai bersagliato di domande. Claudia, di alla contessa che attendo con ansia di incontrarla questa sera. Dunque, questi sono i nuovi cannoni? Sì, messer Ezio. Posso provarne uno? Sì, ma... Avanti, diglielo. Noi non siamo riusciti a farli funzionare. L'idiota che li ha montati non si trova da nessuna parte. Allora sta a me trovarlo. Non vogliamo che sprechiate il vostro tempo. Nessun problema. Adesso ho tutto il tempo che voglio. Salve, messere. Abbiamo bisogno di voi per sistemare i cannoni. Lasciatemi in pace. Io non sistemo nulla prima di mezzogiorno. Lo sapete che ore sono? Costruisco cannoni io, non orologi. Se siete impegnato, li sistemerà qualcun altro. Un momento. Nessuno tocca i miei cannoni. Cosa avete combinato? Li abbiamo usati. Non sono pronti per sparare. Avreste potuto ucciderci tutti. Fatemi vedere. Il suo alito è ancora più letale dei cannoni. Solo se siete voi due idioti a usarli. Ecco, provate ora. Mirate a qualcosa per saggiare l'allineamento. Devo andare. Grazie di averci aiutato. Se domani all'alba sentite sparare, non preoccupatevi. Saremo noi che ci esercitiamo. Peccato che non vi servirà a nulla. Divertente. Ora riparate il secondo cannone. Buongiorno, Ezio. Caterina, a cosa devo il piacere della tua presenza? Al desiderio di un'alleanza. Le armate papali hanno ripreso a marciare su Forlì. I vostri mercenari gioverebbero molto alla mia causa. Con tutta probabilità potrò darti ciò che desideri. Ma ne parleremo dopo. Madre. Machiavelli. È fatta. Anche se in un modo, credo, del tutto inaspettato. Sono andato al Vaticano e ho affrontato Rodrigo. No! Ha usato il potere del bastone pastorale contro di me, ma l'ho sconfitto. Grazie al bastone e alla mela, sono riuscito ad accedere alla cripta. Lì, il quadro della dea Minerva in grado di muoversi mi ha parlato. Ha predetto che una terribile catastrofe si abbatterà sull'umanità. Ma che grazie ad alcuni templi nascosti c'è ancora una speranza. Poi si è rivolta a un fantasma, un certo Desmond, come se si trovasse lì, accanto a me. E dopo l'avvertimento, è sparita. Incredibile. Al di là d'ogni immaginazione. La cripta non conteneva la terribile arma che paventavamo. Ottima notizia.
Ma questa dea, questa Minerva, aveva sembianze umane? Sì, ma le sue parole dicevano il contrario. La sua stirpe morì molti anni fa. Vorrei potervi mostrare le magie di cui era capace. Chi è Desmond? E dove sono i templi di cui ha parlato Minerva? Lo ignoro. Forse dovremmo cercarli. Dimmi com'è finita con il Borgia. Rodrigo ti ha implorato? Ha chiesto perdono? Ti ha promesso potere in cambio? No, nulla di tutto ciò. Interessante. Mi sorprende che abbia mantenuto un contegno. L'ho lasciato vivere. Lo spagnolo è vivo? Potremo parlare di cripte, dei e antichi luoghi solo quando i nostri nemici saranno morti. Avresti dovuto ucciderlo. Ne patiremo le conseguenze. Non sono qui per dibattere sul passato. Insieme dovremmo piuttosto parlare del futuro. No, io devo partire immediatamente per Roma. Ezio, non so perché l'hai risparmiato, ma mi fido del tuo giudizio. Anche Machiavelli capirà. Bentornato. Pronto a ripartire? Non serve che me lo chieda. Si dovrebbe sempre avere la libertà di scegliere. Shh. Cos'è stato? Probabilmente solo un'esercitazione. Diavolo! Devo trovare Mario e radunare le truppe. I miei uomini sono nella corte. Li guiderò ad aggirare gli assalitori. Non farti vedere. Sono i Borgia. E nessuno li ha avvistati! Si saranno ammassati a est durante la notte. Dobbiamo respingerli finché la gente non sarà fuggita! Bene, mi occupo io. Usa i cannoni sui bastioni! Io guiderò un attacco frontale! L'avete con voi? Lo tengo al sicuro! I Borgia non devono fare breccia nelle mura finché tutti non saranno in salvo! Insieme per la vittoria! Insieme! Zio, state attento! Certo.
Dobbiamo respingerli finché gli abitanti non saranno fuggiti! Distruggete i loro cannoni, signore! Signore! Ci sei, Ezio! Il Papa mi ha parlato di te e del tuo piccolo gruppo di assassini! E di questa! Dammi l'arma che ci ha fatto il suo amico! Tutto questo sangue versato andrà in qualche modo deterso! Dunque consideralo un invito da parte della mia famiglia! Alla tua! Basta! Posso camminare. Attenti! Stanno arrivando! Ritirarsi tutti all'interno della villa! Io non posso battermi in questo stato! Datemi manforte! Prendetelo! Squadra! No, non ci provare! Va dentro al santuario! Seguimi! Li tratterrò io! Va! Va, presto! Credevamo foste morto, Ser Ezio. Non ancora. Dove porta questo passaggio? A nord, fuori dalle non mura. Non immaginavo esistesse.
Lasciate che vada, aiuto le truppe. Presto, Ezio! Dov'è nostra madre? Sta bene? Sono qui, Ezio. Grazie a Dio. Non potevamo andare senza di te. La via sarà piena di pericoli. Proteggi nostra madre. Dov'è Mario? Pensavo che ci avrebbe aspettato. La fanteria dei Borgio circonda la città! Mario è morto. Dovete lasciare questo luogo. Porta nostra madre a Firenze. Datemi un cavallo! Tu non vieni con noi? Dove intendi andare? A Roma! Va, figlio mio. Sconfiggi il nemico. Ma non dimenticare per chi lottano gli assassini. Lucy, non riesco a localizzare l'FDA di Ezio. FDA? Qualcuno può dirmi che succede? Scusa, Desmond, frutto dell'Eden. Al Vaticano, Minerva ha accennato ad altri templi e al fatto che sono essenziali per impedire la catastrofe che sta per abbattersi sulla Terra. Esatto. Sono convinta che per trovare i templi dobbiamo recuperare la mela dell'Eden di Ezio. Minerva l'ha in qualche modo alterata toccandola. Un momento, siamo a Villa Auditore. Sì, il nostro ultimo rifugio in Italia. Pare che i Templari stiano bloccando i confini. Nel 1507 Ezio nascose il frutto dell'Eden, ma se provo ad accedere a quella sequenza genetica, pare che si ricordi di qualcos'altro. Una specie di ricordo nel ricordo? Sì, esatto. Forse. Esatto, forse? Mi pare che ti sia già capitata una cosa simile all'Abstergo, vero? Anche il soggetto 15 manifestava talvolta ricordi nei ricordi, ma era incinta. I ricordi del padre e della madre del feto erano in competizione. Beh, Desmond non è incinto. O almeno non si direbbe. Forse ha solo mangiato troppo. Puoi saltare a un ricordo successivo. No, non funziona. Mi ricorda qualcosa. Non si poteva accedere agli ultimi ricordi di Altair finché Desmond non ha migliorato la sincronia. Allora forse adesso sta succedendo la stessa cosa. L'inquietudine di Ezio si sta riflettendo su Desmond, destabilizzando il ricordo. In alternativa, Rebecca non sa fare il suo lavoro. Grazie, stronzo. Perché? Stavo solo elencando le spiegazioni possibili. E questa mi sembra la più probabile. Permalosa. Qui non è sicuro. La sorveglianza cellulare vede attraverso i muri. Intendi sorveglianza satellitare? Scherzi. L'Abstergo ha potenziato i ripetitori anni fa. Ora le onde attraversano qualunque cosa in superficie. Ci troveranno. E invece no. Seguitemi. È bloccata dall'interno da una trave. Da qui non si passa. Che si fa adesso? La strada che abbiamo fatto ci riporta dritti all'autostrada. Qui non siamo affatto al sicuro. Non abbiamo dei teli, dobbiamo nascondere il furgone. Scusate se insisto, ma non abbiamo molto tempo. Beh, allora aiutaci, Sean. Hai qualche idea? Non saprei. Magari il santuario ha un altro ingresso. Ehi, ho trovato qualcosa. Seguimi. Desmond, io davvero non ho parole. Mi è venuto spontaneo. Possiamo passare da qui. Bel lavoro. Allora noi vi aspettiamo qui, d'accordo? Tutti soli soletti, con un bel bersaglio dipinto sulla schiena.
La luce. Cos'è stato? Io non vedo niente. Fuggite! Prima che i soldati vi prendano! Correte! Via! Sono fuggiti di qui. Cosa? Ezio e la sua gente. Dopo l'attacco, adesso riesco a vederli. So che è difficile, ma cerca di distinguere le cose. Concentrati sul presente. E se le visioni non si fermassero? Tra un po' comincerò a disegnare i simboli sui muri. Non ci scherzare. Il 16 è morto. Restiamo sul presente, ok? Grande, non si muove. Ci posso passare sotto? Pronto. Ce la fai a sollevare quella grata? No, se non vuoi vedermi ridotta come quello scheletro. Troverò un sistema. Da qui posso calarmi nel corridoio di sotto. Attenta ai pipistrelli. Dove? Cioè, nel caso ne vedessi. Ricordami di non coprirti le spalle. Desmond. Altri fantasmi. Sono qui, ok? Resta con me. Ezio! Ti sei fatta male? No. Nostra madre come sta? Desmond, di qui non si sale. Che ne dici di darmi una spinta? È una pessima idea. Ti lancio in aria e tu ti aggrappi alla sporgenza? Peggio ancora. Seguimi. E questo? Che cosa vorresti dire? Bel colpo. Un gioco da ragazzi. Di quando saranno queste gallerie? Del Medioevo, credo. Ma le travi reggono ancora il nostro peso. Dopo tutto quel tempo nell'Animus, non sono sicuro. Mi ero ripromessa di non dirti niente, ma stai davvero ingrassando. Aia. Ho anche detto a Rebecca di allargare l'Animus. Sul serio? No. Si sale. Pronta. L'ultima volta che sono stato qui... Che Ezio è stato qui? Sì, volevo dire Ezio. Non dovrei sottoporti a tutto questo, non è giusto. Ehi, scherzi a parte, questo è il culmine della mia vita. E lo è grazie a te. Concentrati sul percorso, ok? Da quando è diventato compito mio? Se tirassi io tutte le leve, che cosa ti resterebbe da fare? Niente. Bel tentativo. Pronta? Un interruttore! Si è aperto qualcosa! Sono bloccato quassù, ma vedo una leva giù in acqua. Che bello. Ezio fa il bagno con Caterina Sforza e io sguazzo in una latrina. Ecco, l'ho trovato! C'è un'altra leva poco oltre. Vieni qui! Cazzo, è gelata! Piantala di frignare! Per te è facile, non stai nuotando nei rifiuti tossici medievali. Ah. Puzza da far schifo. Il solito esagerato. Ah.
questo il culmine della tua vita? Sì, sì. Pronta? Sì. Ok, molla. Com'è che tu non ti devi bagnare? Perché ci sei tu? Simpatica. Vero? T'ho presa. Grazie. Ezio! Siamo passate! Fai presto! Oh, Cristo! Ah! Dio mi salvi! Bene, il ponte è andato. Impossibile saltare. Ho un'idea. Dovrai aiutarmi. Mettiti sul bordo e sta pronto. Pronto. È fatta. Fammi vedere. Oh, tu va pure avanti. Io me ne resto qui a morire al buio con i pipistrelli. Avanti, salta! Ottimo lavoro. Mi spiace per i pipistrelli. A me no. Soldati! Ho trovato un'entrata! Uno pensa che le scale portino da qualche parte. E invece no. La vita è una delusione continua. Aspetterò qui. Bene, adesso lascia che vada a tirarti giù quel ponte. L'ultimo l'ho fatto io. E sono sicuro che sarà il tuo ultimo. Ah, molto spassoso. Ecco qua. Grazie, Desmond. Ora tocca a me pareggiare i conti. Grazie. È già qualcosa. Stupiscimi. Ecco fatto. Grazie. Siamo una buona squadra. Ok. Avanti, Desmond, andiamo. Riesco a vedere il santuario. Wow. Sembra così vecchio. Ezio deve essere tornato qui dopo l'attacco. Ma perché? Desmond! Giusto. Apriamo quella porta.
ce l'avete fatta! Ah, alla buon'ora! Cos'è quello? Credo che appartenesse a Ezio. Sotto ci sono dei numeri. 1419, 1420 e 1421. Forse dovresti stenderti un po'. Non è nulla, sto bene. Questo posto è stato costruito per durare. Nessun danno strutturale, non c'è neanche campo. Dovremmo essere al sicuro, portiamo qua giù l'Animus. Ok, qui sembra tutto a posto. Sean, nascondi il furgone in paese e assicurati che non ti seguano. Ma che cos'è questo tanfo? Sono i miei vestiti. Sembra che ti sia tuffato in una fogna. È stata un'idea di Lucy. Un momento, ragazzi, ci serve corrente. Qui vicino c'è un cavo al quale potrei agganciarmi, ma il voltaggio è basso. No, ma certo, sicuri che non vi serve altro? Non so, del caviale, magari potrei farti un delizioso cappellino a maglia. No? Va bene, seguimi. Bene, cerca le scatole dei circuiti per tutta Monteriggioni. I giocattolini di Rebecca devieranno un po' dell'elettricità al cavo sotto la villa. Non chiedermi come fanno. Se lo capissi, non sarei io quello mandato a nascondere il furgone. Eccomi. Appena in tempo, è quasi l'alba. Sì, si è avviato. Possiamo iniziare. Vi sono mancato? No, a nessuna? Ehi, sto parlando ad alta voce, mi sentite? Staccano viste. Iniziamo subito. Calmatevi, il dolore passerà presto. Dove mi avete portato? Da nessuna parte. È stato un uomo a lasciarvi qui. Ha detto qualcosa? Solo questo. Dovrete incontrare Messer Machiavelli davanti al mausoleo di Augusto. Vi aiuto a vestirvi. Questi abiti me li ha dati l'uomo che mi ha portato qui. Sì, messere. Roma. Sì, o quel che ne rimane da quando i Borgia sono al potere. E il mausoleo? Sfortunatamente non è visibile da qui. Forse lo è dal tetto di quella chiesa. Sì, ma le scale sono inaccessibili. Ah, non sarà un problema. Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me, buona donna. Addio. Salute. Mi serve una medicina. Fate vedere. Un uomo della vostra età non può guarire da una tale ferita con una medicina. Questo è per lenire il dolore. Guarirete col tempo. Grazie. 4 dottori su 5 suggerirebbero le sanguisughe, ma non è dimostrato che funzionino in questi casi. Tuttavia, posso consigliarvi tanti bravi colleghi in città. Avete bisogno d'altro? Un uomo della mia età. Domani verrà celebrata una messa per le anime dei pellegrini morti nell'incendio a San Cirillo. Sai? La schiena. Oh.
Pare che uno zotico stia resistendo all'arresto. Gli faremo vedere noi come funzionano le cose sotto i Borgia. Machiavelli può attendere. Fermo! Fermo, muori! Laggiù! Perfetto! Era bellissima. Lo era. Finché quel porco non l'ha violata. Perché non l'ha soltanto uccisa? Perché non l'ha soltanto uccisa? Persone che l'hanno vista crescere hanno applaudito quando le ha sputato addosso. Hanno sorriso quando il suo collo... Posso capire. Come potresti? La mia Livia era innocente. Anch'io ho perduto persone care così, per tradimento. Il carnefice osserva dalla sua casa sul colle. Minaccia di impiccarmi se la depongo. Quando sei pronto, deponila. Ci penso io al carnefice. Bel lavoro, laggiù. Ho fatto di meglio, ma la materia prima era scarsina. Che diavolo sta facendo? Requiescat in pace. Ezio, che sorpresa vederti qui. Credevo mi avessi mandato a chiamare. Mai. La notizia dell'attacco alla villa si è sparsa per la città. Eravamo certi che fossi morto. Non direi. Sono ancora abbastanza vivo. I Borgia non devono sapere che gli sei sfuggito. Ti conviene acquistare qualche utile strumento. Non sopravviverai a lungo a Roma senza. Ho la mia lama. E le guardie hanno armi da fuoco, grazie ai Borgia. Per fortuna, posso aiutarti. Grazie. Visto che mi sei debitore, forse ascolterai delle parole assennate. Non appena ne sentirò, te lo farò sapere. Ora puoi riuscire a tornare sano e salvo a Firenze. Potrei, ma non sono diretto a Firenze. Ah. Non ci sarà pace finché non ci solleveremo contro l'intera famiglia Borgia e i Templari al suo servizio. Non eri così determinato a Monteriggioni. Come potevo sapere che mi avrebbero trovato così presto e che avrebbero ucciso Mario? Rodrigo si circonda di serpi e sicari. Persino sua figlia Lucrezia è diventata una delle sue armi più letali. Ma anche ella non vale nulla al confronto di colui che sta dietro l'attacco alla villa. È ambizioso, spietato e crudele oltre ogni immaginazione. Per lui le leggi degli uomini non contano nulla. Ha assassinato il suo stesso fratello per sete di potere. Non teme né il pericolo né la fatica. Chi non cade trafitto dalla sua spada fa di tutto per unirsi ai suoi ranghi. Le potenti famiglie degli Orsini e dei Colonna si sono dovute inginocchiare ai suoi piedi e il re di Francia è suo alleato. Dimmi il suo nome. Cesare Borgia, capo dell'esercito papale. Come intende esercitare il suo potere? Che cosa lo spinge? Ancora non lo so. Ma, Ezio, Cesare ha posato gli occhi sull'intera penisola. E se continua così, sarà sua. E ammirazione quella che sento nelle tue parole. Egli sa come ottenere dei risultati. Una virtù rara al giorno d'oggi. Non ci conviene andare a cavallo. Roma è assai vasta. Col susseguirsi delle conquiste di Cesare in Romagna e l'aumentare dell'influenza dei Borgia, le zone migliori della città sono passate in mano loro. Non possiamo usare le scuderie. Oh, adesso la volontà dei Borgia è legge. Stai insinuando qualcosa, Ezio? Non fare il finto tonto, Machiavelli. Hai qualche piano in mente? Sto improvvisando. Solo perché hai ucciso qualche guardia,
non ti accoglieranno a braccia aperte alla scuderia. Hai ragione. Dobbiamo lanciare un segnale. Aspetta qui. Quanto pare adesso possiamo acquistare la scuderia. Dopo di te. Sei un maestro nell'aprire ferite, ma sai anche farle rimarginare? Io intendo curare la malattia, non i suoi sintomi. Non celarti dietro le parole. Bene, allora parliamo apertamente. La morte di Rodrigo Borgia non avrebbe risolto nulla. Sento di dover dissentire. Guarda la città. Il fulcro del potere dei Borgia e dei Templari. Uccidere un solo uomo non cambierà nulla. Dobbiamo estirpare la fonte del loro potere. Mi stai suggerendo di fare appello al popolo? Forse. Affidarsi al popolo è come costruire sulla sabbia. Ti inganni. La fede nel genere umano è il cuore della nostra confraternita. Deve essere un tuo adepto, quello. Va, recupera ciò che ti ha rubato. Vediamoci al Campidoglio! Ma attende una persona di fiducia! Hai ripreso il tuo denaro dal nostro amico? Certo. Una piccola vittoria. Si accumulano. E col tempo lavorando ne avremo ancora di più. E col tempo lo sguardo di Cesare si volgerà a noi e torneremo poveri. Ma dov'è finito Vinicio? Avrebbe già dovuto intercettare la lettera. Seguimi. Cercava di sottrarre missive ufficiali del Vaticano. Perdonatemi, signore. Siete in errore. Per chi lavori, ladro? Non lavoro per nessuno. Allora a nessuno importerà cosa faremo di te. Grazie. Allora, dov'è? Ce l'ha ancora il corriere. Ezio, fermalo. Ci vediamo alle terme. Seguaci di Romolo, questa banda di falsi pagani terrorizza la città da mesi, spingendo la gente tra le braccia della Chiesa. Guarda caso. Esatto. Credo che i Borgia li appoggino, ma le prove sono scarse. Ecco perché quella lettera è così importante. Eccola qui. Spero tu riesca a decifrarla. Diamine, un'altra codifica. Questa doveva essere leggibile. Utilizzano un codice per comunicare. Senza di esso, non abbiamo nulla. A volte la logica non è l'unico modo per vincere la guerra. Andiamo. Dicevi che abbiamo degli alleati in città. Portami da loro. Seguimi. Di recente, per evitare le guardie, abbiamo preso a spostarci attraverso le gallerie, ma molte vie di ingresso in città sono inservibili. Tramite esse, giungiamo rapidamente a destinazione senza incontrare resistenza. Ben trovato, Niccolò. Ah, Serezio, è un piacere. Fabio Orsini, al vostro servizio. Ho sentito molto parlare di voi da mio cugino, Bartolomeo Dalviano.
Un abile guerriero. Fabio ci ha messo a disposizione un magazzino sull'isola Tiberina. So che in Toscana siete abituato a ben altre comodità. Va benissimo. Bene. Io vado a occuparmi dei preparativi per la Romagna. Oggi Cesare comanda i miei uomini, ma confido che presto saremo liberi. Ora propongo di iniziare a pianificare l'assalto ai Borgia. Ah, pensi di essere pronto per una mossa del genere? Sì. Per esempio, sai dove le truppe dei Borgia abbiano condotto Caterina Sforza? Cosa? Ignori altresì che i Borgia hanno messo le mani sulla mela dell'Eden? Abbiamo perso la mela. Quindi non conosci la situazione del nemico. Abbiamo almeno qualcuno che possa lavorare per noi? Pochi. I nostri mercenari sono bloccati dagli alleati francesi di Cesare. Abbiamo delle ragazze in un bordello frequentato da cardinali e altri romani importanti, ma la proprietaria è indolente e preferisce frequentare le feste piuttosto che appoggiare la nostra causa. E che mi dici dei ladri della città? Esiste una gilda? Sì, ma si rifiutano di trattare con noi. Ignoro il motivo. Cosa intendi fare? Beh, farmi degli amici. Benvenuto alla Rosa in Fiore, straniero. Salve. Ti dispiacerebbe chiamarmi la proprietaria? Madonna Solari non è in casa. Sai dove si trovi? Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Lucia! Pensavamo che te ne fossi andata. Ci hanno fatto salire su una barca. A me mi ha lasciata libera, ma lei... Chi vi ha fatto salire a bordo? Mercanti di schiavi, messere, vicino all'isola Tiberina. Vogliono soldi in cambio della sua vita. Ve la riporterò qui. Sei qui per la puttana! Aiutatemi! Ho i tuoi soldi! Lasciala andare! No! Prenditela con Cesare! Asso! Colpite! Madre, sorella. Ezio, Ser Machiavelli ha detto che potevamo trovarti qui. Che cosa fate a Roma? Firenze è stata attaccata. No, o meglio, non lo so. Non siamo andate a Firenze. Perché? Ezio, vogliamo aiutarti. Io stavo cercando di aiutare voi mandandovi a Firenze. Dov'è Madonna Solari? È morta. Buon Dio. E adesso ci toccherà chiudere. Non potete chiudere. Mi serve il vostro aiuto. Ah, messere, senza una matrona esperta siamo spacciate. Ci sono io. Questo non è posto per te, Claudia. So come gestire un'attività. Ho seguito gli affari dello zio per anni. Questa è tutt'altra cosa. Quali alternative potresti avere, Ezio? Se lo fai, Claudia, dovrai cavartela da sola. Per 20 anni me la sono cavata da sola. Sta bene. Voglio ristrutturare il bordello. Questo posto è una stamberga. Inoltre voglio che le tue cortigiane trovino Caterina Sforza. Puoi contare su di noi. Benvenuto alla Rosa in Fiore. Come puoi vedere, siamo il bordello più popolare di Roma. Ho investito bene il mio denaro. Ecco una lista delle arti imparate dalle mie ragazze. Non gli hai insegnato molto. Sapresti fare di meglio? Senza alcun dubbio. Ezio, i Borgia continuano a tormentare le ragazze di Claudia. Ci sono diversi modi in cui potresti aiutarle. Vedrò di tenerlo a mente. C'è dell'altro? No. Ezio. Hai notizie di Caterina? La stiamo cercando. Bene. Quando saprai dov'è, vieni a dirmelo all'isola Tiberina. Ezio Auditore! Entra, entra! Altrimenti t'ammazzo! Bartolomeo! Aspetta qui, ti presento mia moglie. Pantasilea! Pantasilea! Ma dov'è? Hai controllato sotto il tavolo? Ah, eccola qui. Lieta di conoscervi. Incantato, davvero.
Ora parliamo di guerra. Come va la battaglia con i francesi? Bene, riusciamo a tenergli testa. Machiavelli aveva dipinto un quadro più fosco. Ah, lo conosci, Niccolò? Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Lanciami Bianca! Ezio, vengo subito al punto. Lo scontro non sta andando bene. Siamo stati attaccati su entrambi i fronti, i Borgia da una parte, i francesi dall'altra. Tuttavia, la posizione dei Borgia è debole. Se riusciste a sconfiggerli, noi potremmo concentrare le forze sui francesi. Forse so come aiutarvi. Grazie di esservi confidata con me, Madonna Dalviano. Una moglie deve cercare di aiutare il proprio marito. Qualcuno fermi il capo prima che arrivi alla torre! Ezio, abbiamo fatto scappare quei codardi con la coda fra le gambe. Già, proprio così. Ora che i cani del Papa sono in fuga, potrò convincere altri uomini a unirsi a me. Prima però voglio rinforzare i nostri alloggi. Chi se ne occuperà? Io non sono bravo in queste cose. Sei tu quello istruito. Approva tu i piani. Sta bene, ma in cambio voglio conoscere ogni mossa di Cesare e Rodrigo. Puoi farli sorvegliare dai tuoi uomini? Ma certo. Non è una vera bellezza? Davvero notevole. Le nostre schiere aumentano ogni giorno. Sono tutti molto competitivi, proprio come piace a me. Come puoi vedere, qui sono indicati i gradi dei guerrieri migliori. Prova le tue abilità e scalerai la lista. Non dovrei trovarmi già in cima. Giovanni sta combattendo di sotto. Se vuoi metterti in mostra, ci sono anche i combattimenti. Ora, se vuoi scusarmi, ho una piccola scommessa in ballo. Dov'è Bartolomeo? Giù, al combattimento. Ha un'idea del mondo così aggressiva, ma la strategia è altrettanto importante. Questi piccioni viaggiatori, per esempio. Tutti quelli inviati da Machiavelli portano il nome di un importante templare di Roma. Eliminateli e otterrete un risultato maggiore che da una battaglia. Grazie, Madonna. Potete chiedere a Bartolomeo di venire all'isola Tiberina a riferirmi dove si trovano Cesare e Rodrigo. Non dubitatene. Ezio. Volpe, mi sorprende vederti. Come mai bussi alla mia porta? Aspetta, conosco già la risposta. Come sempre. Vuoi che metta le mie spie al tuo servizio? Lavora per me. E aiutare Machiavelli? No, grazie. Quell'uomo ha tradito il nostro ordine. Gravissima accusa da parte di un ladro. Quali prove hai? È stato ambasciatore presso la corte papale e ha viaggiato come ospite personale di Cesare. E so anche che ti ha abbandonato poco prima dell'attacco alla villa. Machiavelli può anche non piacere a tutti, ma è un assassino, non un traditore. Non ne sarei così convinto. Ah, stai incontrando qualcuno a Trastevere proprio adesso. Vuoi accompagnarmi? Fammi strada. Allora, che cosa ne pensi? Volpe, mio figlio Claudio è stato ferito. Stanno per sparargli. Io uccido questi, va, pensa agli altri. Presto, nasconditi dalle guardie. Non posso.
Mi uccideranno! Sta attento, fa come me. Claudio! Molte grazie, messere. Non farti vedere per un po', intesi? Le guardie ti stanno cercando. Ho visto dei manifesti. Allora strappali via. E dà qualche fiorino agli araldi per comprare il loro silenzio. Oppure potrai eliminare i testimoni. Sai bene come sparire. Che nottata, vecchio mio. Volpe, ascoltami. Nonostante ciò che abbiamo visto, non hai nulla da temere da Machiavelli. Ne sono sicuro. Ti sono debitore per aver salvato la vita di Claudio. Se credi che Machiavelli sia ancora fedele all'ordine, mi fido. Allora, che mi dici dei ladri? Volevamo far riparare questo vecchio edificio, ma dato che ora lavoreremo insieme, vorrei sapere cosa ne pensi tu. Dobbiamo far sì che i Borgia stiano alla larga. Potremmo farlo sembrare una taverna. Sì, l'idea mi piace. Allora farò così. Mio caro Ezio, benvenuto alla Volpi Addormentata. La taverna è perfetta. Nessuno sospetterà quale sia il suo vero scopo. Gestiremo le operazioni da qui. Vieni pure da me ogni volta che vuoi. Potrei affidarti incarichi molto utili per la nostra causa in città. Vedo che voi ladri vi fate concorrenza. Puoi partecipare anche tu, se vuoi. Magari gli insegnerai anche qualcosa. Ah, dimenticavo, ci occupiamo anche del gioco d'azzardo. È un'ottima fonte di guadagno, anche perché ci assicuriamo che le guardie di Borgia perdono sempre. Un'ultima cosa, mi servono le tue spie per ritrovare la mela. Mi è stata sottratta. Stiamo già passando la città al setaccio. Molto bene. Vieni all'isola Tiberina se scopri qualcosa. Lo farò. Machiavelli, dobbiamo parlare. Sì, uno dei miei contatti mi ha detto una cosa di estrema importanza. Ora abbiamo i nomi di diversi agenti templari che Cesare ha reclutato per terrorizzare Roma. E come li troviamo? Posso darti indicazioni generiche. Ti consiglio di cercare segni di malcontento nei dintorni. Forse potrai trovare degli abitanti che ti mostreranno la giusta direzione. Il mio contatto continuerà a procurarsi dei nomi. Queste informazioni le hai avute da una guardia cittadina? Sì. Come fai a saperlo? Intuizione. Grazie. Claudia, Bartolomeo e la Volpe ti aspettano dentro. Non capisco come tu abbia fatto. Virtù, Machiavelli. Virtù? Cosa avete scoperto? Il bastardo di Cesare si trova a Castel Sant'Angelo, con il Papa. Secondo le mie spie, la mela è stata affidata a qualcuno perché la studi. Sto ancora cercando di capire di chi si tratti. Caterina sarà trasferita nella prigione del castello la settimana prossima. Bene. E il castello sia, dunque. Senza Cesare e Rodrigo, Roma si riprenderà in fretta. Li ucciderò soltanto se se ne presenterà l'occasione. Non ripetere l'errore della cripta. Devi ucciderli, subito. Concordo con Machiavelli, Ezio. Non si può aspettare. Bartolomeo ha ragione. Devono pagare per la morte di Mario. Non temete, morranno. Avete la mia parola. Salve, cittadini di Roma! Ammirate questo splendido spettacolo! Caterina Sforza, gran puttana di Forlì, finalmente è stata messa in ginocchio! Ah! Nessuno può scendere più in basso di Lucrezia Borgia. Chi ti ha ridotta così? Tuo fratello o tuo padre? Forse entrambi. Magari contemporaneamente? Chiudi la bocca! Nessuno può ingiuriare Borgia! Lo stesso accadrà a chi intende opporsi a noi! Popolo di Roma! Sii forte! La tua ora arriverà e sarai libero, lo giuro! Intendono torturarla. Tu sei qui per Cesare e Rodrigo. Caterina è un potente alleato. Se l'aiutiamo ora che è debole, saprà esserci riconoscente. Forse. Ma prima uccidi Cesare e Rodrigo. Oh,
Al diavolo il Papa, voi rispondete solo a me. Roma è la colonna che tiene in piedi tutta la nostra impresa. Non può vacillare. E nemmeno voi. E il Vaticano? Quei vecchietti stanchi. Fingete di assecondarli. Presto non ne avremo più bisogno. Cesare. Lucrezia. Sei stata cortese con la nostra ospite. Quella boccaccia. Come vorrei cucirgliela. A me piace aperta, invece. Oh. Hai parlato con il Papa dei fondi richiesti dal mio banchiere? Non si trova al castello. E bisognerà convincerlo quando sarà di ritorno. Questo non sarà un problema. Vero? No. Però qui mi sento sola. Io e te stiamo così poco insieme ultimamente. Sei così impegnato con le tue altre conquiste che... Presto. Non appena salirò sul trono d'Italia, tu diventerai la mia regina. E la solitudine sarà per te solo un ricordo. Ah, non vedo l'ora. Comportati bene in mia assenza. Aprite! Il comandante in capo sta partendo per Urbino! Buona fortuna a voi, Cesare! Ho l'impressione che Machiavelli resterà molto deluso. Apri la cella. Com'è stato il viaggio a Roma? Eri nella carrozza privata di Cesare. Sei patetica, Lucrezia. Di che ti ha parlato? Dei suoi piani per Napoli? Ti sono piaciuti? Non me ne ricordo. Forse ricorderai questo. Ah! Così impari ad alzare la cresta. Rinchiudila e portami la chiave.
portami quella caraffa d'acqua. Da sola non ce la faccio. Posso portarvi altro, principessa? Luke, cosa ci fai qui? Una visitina ad Alsarto. Se mi salvi, farai solo infuriare Cesare. Per fortuna non è qui. Per caso non c'è una seconda chiave? La guardia l'ha data a Lucrezia, quindi temo di no. Sai dove si trovi? Le sue stanze sono in cima al castello. D'accordo, resta qui. Fa conto di avere già la chiave. Non vado da nessuna parte. Vi amo così tanto che vorrei cantarlo al cielo. Ti prego, sussurralo solo a te stesso. Se Cesare lo scoprisse, Dio sa cosa potrebbe fare. Cos'è stato? Sono in ritardo per le prove. Addio, cuor mio. Ho ascoltato l'intera conversazione, mia signora, e farò da garante. Bene, dillo a Cesare. Vedremo come starà con un piede nella scarpa sbagliata. Sì, mia signora. Vi prego, proseguite. Non intendevo interrompervi. Ezio Auditore da Firenze. Che piacere vedervi finalmente in carne e ossa. Peccato che Cesare non sia più qui. Sarebbe piaciuto anche a lui. Non ho nulla contro di voi, Lucrezia. Liberate Caterina e me ne andrò. Impossibile. Allora non mi lasciate altra scelta. Guardie! Non posso lasciarvi qui a combinare guai. Verrete con me. Se urlerete, sarò costretto a tagliarvi la lingua. Ora liberate le principesse dai castelli! Portala qui, prendo io la chiave. Che classe! Guardie! Guardie! Ah! Ora sta un po' zitta! Puoi camminare? No. Dovremmo uscire dalla porta principale. Oh, presto, Ezio! Supera il ponte! Io ti coprirò! Vai all'isola Tiberina. Lì troverai Machiavelli. Mi sta aspettando. E tu cosa farai? Qualcuno deve stare qui a distrarre le guardie. Torna tutto intero, o non potrò mai perdonarmelo! Va! Bloccatelo! Cos'è stato? Presto! Rientrare al castello! Ezio. Dov'è Machiavelli? Non l'ho trovato. Ho portato qui la contessa. Caterina? Ti dispiace dirci dove sei stato? A cercare Ezio. Che mi dite di Cesare e Rodrigo? Cesare se n'è andato prima che potessi avvicinarlo. Quanto a Rodrigo, non c'era proprio. Che strano. Rodrigo di solito è al castello. Davvero molto strano. Che spreco di tempo. Senza offesa. Figuratevi. Ora che Cesare si trova a Urbino, dobbiamo rinforzarci. Pensavo volessimo colpire subito. Impossibile. Cesare comanda un esercito enorme in Romagna. Non ce la fareste mai. Io dico di operare qui, a Roma. Erodere l'influenza dei Borgia e rafforzare la nostra. E ho intenzione di iniziare da subito. Volpe, porta qui Claudia e Bartolomeo. Machiavelli, raggiungimi fuori. Abbiate cura di lei. Guarda, i Borgia privano il popolo di tutto per mantenere il potere. E che cosa intendi fare?
Lo recluteremo per la nostra causa. Starai scherzando? Per vincere la guerra, Machiavelli, ci servono combattenti leali. Reclutando nemici dello Stato, riarmeremo coloro che sono stati disarmati dai Borgia. Allora va. Trova le nostre prime reclute. La liberazione di Roma è iniziata. Voi lottate contro l'oppressione. Se me lo permettete, voglio combattere al vostro fianco. Ezio, vieni qui. Ezio, vieni qui. Chi è là? Ezio! Leonardo! Sapevo che c'eri tu dietro l'attacco al castello. Lieto di vederti, amico mio. Vieni qui. Perdonami. I Borgia hanno richiesto i miei servigi. Avrebbero potuto uccidermi se mi fossi rifiutato. Che cosa vogliono? Macchine da guerra. Ho inventato le armi per tutte le guardie dei Borgia e anche altre mostruosità. Sono molto ben progettate. Tieni. I nomi dei Templari che seguono la loro costruzione. Cesare vuole rifornire il suo esercito delle mie creazioni. Devi distruggerle. Grazie. E prenderò cura dei progetti e delle macchine. Temo di portare notizie anche peggiori. Hanno la mela. Sì, lo so. Avevo dato io la mela a Mario. Mi dispiace, Ezio. Cesare me l'ha data per studiarla e farla funzionare. Poi Rodrigo l'ha presa e ora non so dove sia. Prima o poi la recupererò. Leonardo, ho perso tutte le invenzioni del codice che m'avevi creato. Non sarà difficile ricostruirle. Non dimentico mai un progetto. Però dovrei rimborsarmi le materie prime. Davvero? Non ti pagano abbastanza al Vaticano? Poco. Davvero poco. Se vogliamo farcela, non devono mai vederci insieme. Un indice puntato? Indica dove devi sederti, quindi siedi. Certo, maestro. Aspetta qui, tornerò presto. Posso uccidere il doppio delle guardie. Paiono molto furbi. No! Paratemi!
altrimenti morrete tutti! Il mondo è migliore. Dove sei stato? Tutti abbiamo dei segreti. Mi sono preso la libertà di organizzare le comunicazioni con le tue reclute. Utilizzeremo i piccioni viaggiatori. Grazie, Machiavelli. Bartolomeo si scusa, ma i francesi hanno raddoppiato gli attacchi. Claudia. Ezio. Dunque, ho ideato un piano contro i Borgia. Possiamo prenderne di mira i rifornimenti o i seguaci? Intendo colpire entrambi. Se gli tagliamo i fondi, Cesare perderà l'esercito e tornerà senza uomini. Quindi, vi chiedo, da dove prende il denaro? Volpe? Al Papa il denaro lo presta Agostino Chigi, ma Cesare fa affari con qualcun altro. Per il momento sappiamo soltanto che si fa chiamare il banchiere. Conosco una persona che gli deve dei soldi. Il senatore Egidio Troche viene ogni giorno a lamentarsi. Bene, seguirò quella pista allora. I francesi sorvegliano la strada che porta al castello. Non potrai colpire Cesare al suo arrivo. Intendo uccidere il generale francese. Con la sua morte, Bartolomeo costringerà i francesi sulla difensiva, facendogli abbandonare il ponte. Anche senza le sue truppe, la guardia papale continuerà a proteggere la porta interna. C'è un ingresso laterale. L'ultimo bambolotto di Lucrezia, Pietro, ha la chiave. Si trovava al castello. Torna da me più tardi. Intanto chiederò ai miei ladri di individuarlo. Dove stai andando? Non servo a nessuno senza Forlì. Resterò con i miei figli, in attesa di riavere le mie terre. Vorrei che rimanessi. Ora sei tu il capo degli assassini. Riuniscili, Ezio Auditore, e riconquista Roma. Vittoria agli assassini! Vittoria agli assassini. Ecco Desmond. Novità dall'esterno? Rebecca ha violato una linea telefonica. I Templari controllano i confini e anche Vidic sembra molto impegnato. A far cosa? A quanto pare sta usando i dati dell'Animus per addestrare agenti dell'Abstergo. Cioè? L'Abstergo si sta preparando per un attacco frontale. Hai teorie su quel codice che Machiavelli mi ha dato? Cioè, che ha dato a Ezio? Non posso decodificarlo senza la chiave. È un blocco monouso. Sarebbe a dire? È un codice con una chiave utilizzabile una volta sola. Per esempio, se si usasse la prima lettera di ogni parola della dichiarazione di indipendenza per cifrare un testo, senza la dichiarazione non lo si potrebbe decifrare. Potrei analizzarlo? Ci sono cose che nemmeno un computer può fare. Per esempio, amare, Rebecca. Amare. Hai mai ucciso qualcuno? Ciao anche a te. Quando gli assassini mi contattarono, uscivo con un ragazzo, esperto di elettronica. E? E ora sono single. Non dirai sul serio? Ma certo, dai. Credi che scherzerei su persone che ho ucciso per davvero? La morte è divertente solo se non ti capita davanti. Io lo so bene. E non intendo dire altro. Baby è pronto per te. Che cosa vuoi? Avevi accennato a un senatore. Vuoi trovarlo al Campidoglio? Non hai bisogno di me. Una volta ucciso il banchiere, voi ragazze dovete riprendervi il suo denaro. Bene. State pronte. Basta con le ciance! Pagate il debito. Fate un'eccezione per un povero uomo. No! Il banchiere ci ha mandato a riscuotere. Avrò il suo denaro molto presto. È troppo tardi. Fategliela vedere quei cani bastardi. Forza, cazzo. Recita le sue preghiere, criminale! Un buon samaritano a Roma. Credevo fossero tutti estinti. Senatore Egidio Troche. Non dovrò del denaro anche a voi, vero? Sto cercando il banchiere di Cesare. Cesare Borgia.
E voi sareste? Un amico di famiglia. Cesare ultimamente ha molti amici. Purtroppo io non sono tra questi. Posso pagarvi? Ma che meraviglia! Sconfigge le guardie e mi dà anche del denaro. Dove siete stato per tutta la mia vita? Sarà meglio allontanarci. So dove possiamo andare. Qualche mese fa, mio fratello Francesco, il ciambellano del Papa, lo so, non mi fate parlare, mi ha rivelato i piani di Cesare per la Romagna. Ho scritto all'ambasciatore di Venezia per avvisarlo. Una delle mie missive deve essere stata intercettata. Maledette missive! Non avrei mai dovuto spedirle all'ambasciatore. Adesso Cesare mi ucciderà! Benvenuto a casa di mio fratello Francesco. Grazie a Dio non è qui. Non ci parliamo da quando ha saputo delle lettere. Che cos'è che volevate? Il banchiere di Cesare. Giusto. Devo presentarmi con il denaro. Il problema è che non ne ho. Vedrete il banchiere? Dove? Lo saprò quando sarò lì. Io vado in uno dei tre luoghi e i suoi amici mi portano da lui. Vi porterò il denaro che gli dovete. Sul serio? Dovete smetterla, però. Così mi date delle speranze. Non posso credere che facciate davvero questo. A una condizione. Lo sapevo. Tenete d'occhio i politici in città. Voglio che riferiate a Maria della Rosa in Fiore quali sono quelli che stanno aiutando i Borgia. E poi? Li farete scomparire? Anche se quel figlio di un cane mi odia, è pur sempre mio fratello. Sta bene, andiamo. Vi seguirò fino al banchiere. Egidio, a quanto pare siete pronto a morire da gentiluomo. Ho il denaro. Ah, allora cambia tutto. Il banchiere sarà contento. Siete venuto da solo? Vedete forse qualcun altro? Seguitemi, furbacchione. Si è saputo nulla di mio fratello Francesco? Se ne sta occupando Cesare. Spero che stia bene. Allora, che cosa farete con il mio denaro? Il banchiere ama trattar bene gli amici. Quanta generosità! Cosa avete detto? Niente. Egidio ha con sé il denaro. Bene, bene. Il banchiere ha in mente una serata speciale. Gli consegnerò i vostri soldi. Date qui. Trattenetelo finché non torno. Meglio non perdere di vista il denaro. Ah, ottima esibizione. Sembra vero. Il Santo Padre ha concesso nuovi poteri a coloro che praticano il commercio nel nuovo mondo. La riduzione delle popolazioni indigene sarà benedetta da sua santità nella speranza che questo possa indurre a rifugiarsi nella morte. Ora vai a uccidere il signore.
Va tutto bene lì dentro? Dobbiamo andare, Luigi, o faremo tardi. Avete finito di contare? Va bene. Uccidetelo. No. Fortunato. Luigi dice di lasciarlo andare. Fate strada, capo. Siamo quasi arrivati. Presto avremo finito il lavoro. Datemi il portiere, Luigi. Lo devo portare al banchiere. Potete entrare. Noi non entriamo. Dovete pattugliare per ordine di Cesare. E ti pareva? Cesare, è qui. Luigi è stato ucciso. Abbiamo trovato il cadavere al Pantheon. Luigi? Ma è appena entrato. Denaro per voi, banchiere. Dallo a me. Anche qui. Tu puoi andare. Dove ho messo la borsa? Onoratissimo. Benvenuta alla mia festa. Sono Giovanni Borgia. Cesare sta per iniziare il discorso nel salone, eccellenza. Vieni. Quale miglior modo di festeggiare le mie vittorie che unirsi in una fratellanza virile? Presto ci ritroveremo qui per celebrare la nascita dell'Italia unita! Allora, la baldoria durerà 40 giorni e 40 notti! Che la festa abbia inizio! Non si era parlato di conquistare l'Italia. Se il vostro geniale comandante in capo dice che è possibile, perché non vi rallegrate? Rischi di rovinare il delicato equilibrio che abbiamo conquistato con tanta fatica. Apprezzo ciò che avete fatto per me, ma l'esercito è mio, quindi sono io che decido. Non siate cupi. Divertitevi. Tutto ciò che ho toccato, visto e gustato. Non mi pento di nulla di ciò che ho fatto. Un uomo di potere dovrebbe stare alla larga dai piaceri vani. Ma ho dato alla gente ciò che desiderava. E ora ne pagherete il prezzo. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Dove sono Claudia e mia madre? Eravamo tornate col denaro. Ci hanno seguite. Ebbene? Mia sorella sa come si impugna un coltello. E sono pronta a rifarlo, se serve. Parli come una vera uditore. Finalmente siete tornati in voi. Alla buon'ora, dico io. Chi va là? Salute anche a te. Ezio! Aspettavo mia moglie. Chissà perché non mi stupisce.
Quei bastardi di francesi ci tengono sotto pressione. Parlami del loro generale, il barone di Valois. Cesare ha convinto Re Luigi ad affidargli un intero esercito per sconfiggermi. La cosa mi lusinga. Dove posso trovarlo? È solo questione di tempo prima che tagli la gola a quel Valois. Li stiamo ricacciando. Sembrano avvicinarsi, invece. Ma la situazione è sotto controllo. Sbarrate le porte! Bene, allora forse puoi darmi una mano. Difendete l'altra strada! L'altra entrata! Vengono dall'altra parte! Le porte! Nessuna pietà per te. Liberate la caserma! Il barone di Valois manda segnali da campo! Bonjour, général Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Perché non venite qui a dirmelo? Dovreste imparare il francese. Maschereste la vostra barbara mancanza di tatto. Potreste insegnarmelo voi! E io vi insegnerei a combattere, visto che sembrate saperne assai poco. La discussione è alquanto divertente. Ma arriviamo al punto. Vorrei la vostra resa incondizionata entro l'alba. Ah! Venite qui, Bianca vuole sussurrarvela personalmente. Purtroppo un'altra signora non sarebbe d'accordo. Mio marito vi ucciderà tutti. Io ti ammazzo, cane di un francese! Calmatevi per il bene di vostra moglie. Conoscete le condizioni? Vi attendo al mio campo all'alba, disarmato. E imparate il francese. Presto diventerà la lingua ufficiale in Italia. Ti prenderò, pezzo di merda, figlio di puttana! Questo sarebbe il campo. Rapisci la moglie di un uomo e vai a nasconderti in una fortezza? Non hai niente fra le gambe, tranne un buco così profondo che arriva fino allo stramaledetto inferno! Come puoi aiutarla da morto? Raduniamoci e apriamoci un varco all'ingresso come facemmo all'arsenale. Ci sono più francesi da qui all'ingresso che nelle strade di Parigi. Allora scaleremo i bastioni. È impossibile scalarli. La mia Pantasilea saprebbe cosa fare. Forse questa è la fine. All'alba porterò i miei doni a quel codardo. Speriamo solo che le risparmi la vita. Ah, perché non ci ho pensato prima? Che cosa ho detto? Richiama i tuoi uomini negli alloggi, vi spiegherò tutto lì. Speriamo che sia una buona idea. Ci ritiriamo! Allora, hai un piano? Una volta dentro, i tuoi uomini possono sconfiggere le pattuglie del campo. Sì, ma... Soprattutto se le pattuglie vengono colte di sorpresa. Ma certo! Allora dobbiamo trovare alcune armature francesi. All'alba entreremo camminando. Ah! Ezio Auditore! Sei davvero un grand'uomo! Magnifico! Vado a cercare le armature. Le prenderanno i miei dai cadaveri. Poi partiremo da nord per non destare sospetti. Ah, Ezio! Ricordati di ucciderli senza combattere. Le armature devono essere pulite. Dammi una di quelle armature da pervertiti. Tu non dovrai indossarla. Eh? Già, fa parte del piano. Tu ti arrendi a noi. Ti portiamo al cospetto del barone. Ah, già! E poi? Al mio segnale i tuoi uomini attaccano. Bene! Va a travestirti! L'alba è vicina! Mettetevi in formazione! Che venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence, le baron! Il veut se rendre!
Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon, ouvrez! Parlez français. A Firenze conoscevo un paio di ragazze. General Dalviano, alla fine anche voi avete visto la luce. Poche fesserie! Libera mia moglie! Quanta spavalderia da un uomo nato senza alcun diritto! Almeno io sono onesto! E invece il tuo titolo è falso! Come vi permettete? Pensi che comandare un esercito ti faccia diventare nobile? La nobiltà è combattere al fianco dei tuoi uomini, non rapire una donna per vincere una battaglia! Dimostra che sei un uomo e libera mia moglie! Voi selvaggi non imparate mai. Ezio! Devi salvare mia moglie! Sali sui tetti! Volevo solamente essere rispettato. Il rispetto si conquista, non si eredita né si compra. Forse avete ragione. Mi serve altro tempo. Che tu sia pari nella morte, requiescat in pace. Fantasilea! Ti prego, cerca di non sparire più. Senza di te ero perso. Davvero? Eppure mi hai salvata. Ezio ha escogitato un piano geniale. Non è così. È stata di vostro marito l'idea. Ah, sì? Tu sei il mio principe. Allora meglio che vada a meritarmi il titolo. Fatti onore. Vi ringrazio. Buongiorno, Ezio. È ora di fare una visitina all'amante di Lucrezia, Pietro. Ho già chiesto ai miei uomini di trovarlo. Molto bene. Ezio, se posso... Cosa c'è? Qualcuno ha avvisato Rodrigo di stare lontano dal castello. Machiavelli? Ne hai le prove? No. Non dobbiamo farci dividere da semplici sospetti. I Borgia! Sanno dove si trovano le nostre spie! Chi gliel'ha detto? Messer Machiavelli ci aveva chiesto delle nostre ricerche su Pietro. Ezio? Non riesco ancora a credere che Machiavelli sia un traditore. Prima l'attacco alla villa, poi il castello e adesso questo! Non può essere che lui! Che cosa avete scoperto? Pietro verrà assassinato questa sera. Cesare ha incaricato il suo macellaio. Micheletto, il migliore di Roma. Non ha mai fallito. Fino a stasera. Muoviamoci. Avete scoperto qualcosa su Pietro? È un attore. E stasera sarà impegnato a recitare in una rappresentazione. Che cosa avete saputo di Pietro? Sarà appeso a una croce. Micheletto lo ucciderà con una lancia. Dov'è Pietro? Non saprei dirlo. Ma Micheletto aspetta alla porta a est delle terme di Traiano.
ha in mente di far travestire i suoi uomini per far sembrare il tutto un incidente. Sarà lui a condurmi dall'amante di Lucrezia. Ezio, Machiavelli ci ha tradito. Vorremmo entrambi che non fosse così, ma è evidente. Adesso fa ciò che va fatto. Se non lo fai tu, lo faccio io. Senza i ladri della volpe, dovrò ricorrere alle mie reclute. Vi prego, io non ho fatto nulla. Francesco Troche, amico mio, ti mentirei mai? Tu hai rivelato a tuo fratello i miei piani di guerra per la Romagna e lui ha contattato l'ambasciatore di Venezia. Non è colpa mia. Io sono vostro servitore e alleato. Pretendi che ignori ciò che hai fatto solo in base alla nostra amicizia? Lo chiedo, non lo pretendo. Se vogliamo unificare l'Italia, ogni istituzione deve finire sotto il mio controllo. E se la Chiesa non si mette in riga, non mi resterà che annientarla. Ma sapete che lavoro per voi, non per il Papa. Ah! Oh. Ne sei sicuro, Troche? Ormai ho soltanto un modo per saperlo con certezza. Volete uccidere me? Il vostro amico più fedele? Naturalmente no. Mi lasciate andare? Grazie, Cesare. Non ve ne pentire. Guardie, date a Micheletto i costumi di scena. Lucrezia è mia. E di nessun altro. Assicurati che non vengano commessi errori. Obbedisco, Cesare. Ah, sì. Gettate il cadavere di Francesco nel Tevere. Cambiatevi e poi seguitemi alla rappresentazione. Capito? Vieni. Il Colosseo. Io sono un uomo dai mille talenti. Sto cercando Pietro. Sta recitando sul palco, signore. Uno dei miei uomini vi accompagnerà. Ricordate, io indosso la giubba nera. Proteggetemi e attendete il richiamo di Pilato al centurione per colpire. Devo raggiungere Pietro prima di lui. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Diavolo, qual è la croce di Pietro? Udite, udite come prega Elia di portarlo via con sé! Aspettiamo di vedere se Elia scenderà davvero a prenderlo. La mia sete è grande, la mia sete è grande!
ma non berrai più! Viene quest'acqua! Ahimè! Vettabino! Cosa ho fatto? Io vedo un uomo! A dire il vero! Devo salire sul palco. Oh, signore Dio! Con quale cuore hai ucciso quest'uomo che vedo morto, appeso in croce, che mai fece alcun male? Di certo egli è il figlio di Dio! Che venga fatta una tomba in cui possa essere seppellito, poiché egli è il re della beatitudine! Giuseppe! Sono certo che questi è il figlio di Dio Onnipotente! Andate a chiedere il corpo a Pilato per farlo seppellire! Io vi aiuterò a deporlo devotamente! Pilato! Ti chiedo di concedermi una grazia speciale! Di questo profeta morto qui oggi! Lasciami portar via il corpo! Giuseppe, in buona fede, tutto è pronto. Se quel centurione dice che è morto, io non te lo negherò. Non salverai Pietro. Il vino che ha bevuto era avvelenato. Come promesso a Cesare, ho fatto le cose per bene. Non sono ancora morto. Non sono qui per ucciderti. Chi è causa dell'ascesa al potere di qualcun altro è causa anche della propria distruzione. Fatelo scendere! Questo non c'era nelle prove! Trattenete le guardie! Ezio! Siamo qui per aiutarvi! Fermate le guardie! Aspettate la guardia! Voi chi siete? Il vostro salvatore. Soffrite dell'inf... L'hanno avvelenato. Quel pallore. Cantarella. Bevete questo. Presto! Dategli un momento. Mi sento un po' meglio. Le sanguisughe vi guariranno del tutto. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. La chiave di Castel Sant'Angelo, subito! Di che cosa state parlando? Io sono solo un povero attore. Cesare sa tutto di Lucrezia e voi. Tenete.
Va, va, presto! Credevamo foste morto, Ser Ezio. Non ancora. Dove porta questo passaggio? A nord, fuori dalle mura. Lasciate che vada, aiuto le truppe. Un momento, tu eri a Villa Auditore durante l'attacco. Perché sei fuggito? Io... Sei tu il traditore, non Machiavelli. Lunga vita ai Borgia! Diavolo! Avevo ragione. Devo impedire alla volpe di uccidere Machiavelli. Ho scoperto chi è il traditore. Cosa? Uno dei nostri uomini. Era alla villa durante l'attacco. Aveva con sé questa lettera. Mio Dio. Buone nuove? Più di quanto tu non creda. Ti sono di nuovo debitore, Ezio. Quale debito può esserci tra amici che si fidano l'uno dell'altro? Giusto. Grazie di avermi portato il messaggio in tempo. Vieni, Nicolò. È tanto che noi due non parliamo. So che alla rappresentazione al Colosseo c'è stato un fuori programma. Davvero? Pare che Gesù Cristo sia resuscitato con 3 giorni di anticipo. Volpe, come va a Roma? Molto bene, Ezio. L'esercito francese e quello del Papa sono allo sbando. È quasi l'ora, dunque. Raduna gli assassini e porta Claudia. Ora? Sì. La Asha e Wakka Mutlak, bel kulun mumkin. La saggezza del nostro credo sta in queste parole. Agiamo nel buio per servire la luce. Siamo assassini. Claudia, noi dedichiamo la vita a proteggere la libertà degli uomini. Mario, nostro padre e nostro fratello, un tempo sedevano intorno a questo fuoco, contrastando le tenebre. Ora... offro a te lo stesso onore. Unisciti a noi. Io e te non la vediamo allo stesso modo su molte questioni. Niccolò! Ma sei proprio ciò di cui l'ordine aveva bisogno. Hai guidato l'attacco contro i Templari e ricostruito la confraternita. Ora dobbiamo dare a Ezio ciò che gli spetta. La guida dell'ordine degli assassini. Ezio Auditore da Firenze. A partire da ora sei il mentore. Custode dell'ordine e dei nostri segreti. Laddove altri seguono ciecamente la verità, tu ricorda. Nulla è re. Laddove altri sono limitati dalla morale e dalle leggi, ricorda. Tutto è lecito. È lecito. Perché questo cambio d'idea? Ti ho sempre aiutato, invece. Sono stato io a portarti a Roma. Io ho causato l'esplosione che ti ha fatto fuggire dal castello. E chi credi che abbia inviato i mercenari a proteggerti al Colosseo? Solo non lo sapevi. Maestro Machiavelli, Cesare è tornato a Roma da solo. Si dirige verso Castel Sant'Angelo. Grazie. Allora? La decisione è tua, non mia. Niccolò, non smettere mai di dirmi come la pensi. Potrei mai ignorare l'opinione del mio consigliere più fidato? Uccidili, mentore. Finisci la tua opera. Ottimo consiglio. Un giorno scriverò un libro su di te. In quel caso, fallo breve.
Pausa. Quanto abbiamo prima che i Templari lancino il satellite? È l'8 ottobre, quindi mancano 74 giorni. Non è molto. Pensa a tutto quello che hai passato nell'ultimo mese. 74 giorni sono parecchi. Quel ricordo disturbato sembra si stia schiarendo. Fantastico! La sequenza si sta autoriparando, come se ti aiutassimo a superare il trauma psicologico. Allora alla fine di tutto questo sarò una persona più equilibrata? Oh, non ne ho idea, ma sarebbe figo. Lo dici perché ti senti in colpa a friggergli il cervello? Va a pulire il cesso, Sean! Brava! Ah, certo che siete d'accordo. Comuniste. C'è qualche bella storia su Cesare Borgia? Stai scherzando? Era famigerato. Senti qua, nel 1502 i suoi capitani si ribellarono. Lui fece loro delle concessioni e tornarono nell'esercito. Poi, alla vigilia di Capodanno del 1503, li convocò in una stanza a Senigallia. Li fece arrestare tutti quanti. Due furono legati insieme e strangolati da Micheletto sul posto. Gli altri finirono in catene e uccisi qualche settimana dopo. Però... La cosa sorprendente è che Cesare era stato talmente gioviale e gentile nei mesi precedenti che nessuno se lo aspettava. Machiavelli lo definì il maestro dell'inganno. Siamo molto vicini alla mela. Lo sento. Se fosse per me ci prenderemmo più pause. Allora meno male che il destino del mondo non dipende da te. Ehi, scherza pure quanto vuoi, ma la tua salute mentale è davvero a rischio. Di solito bastano appena 2 mesi di Animus per mostrare effetti collaterali estremi e tu resti dentro per periodi prolungati. Mi riposerò quando avremo la mela. Temevo che lo dicessi. Siamo pronti. Aspettate la guardia! Voglio vedere il Papa! Sua Santità vi attende nelle sue stanze in cima al castello. Togliti dai piedi!
Non capisco. Avevo ordinato una scorta di cantarella ieri sera. Mi spiace molto, mia signora, ma l'ha presa tutta sua santità. Dov'è il Papa? Ha un incontro col Duca. Strano. Non mi aveva detto che Cesare fosse tornato. Quella donna mi crea un sacco di problemi. Perché non sono rimasto alle scuderie? Che bella famigliola che è il Papa. Che sta accadendo? Non capisco cosa intendi. I miei fondi, le mie truppe, spariti! Le difficoltà finanziarie possono colpire anche chi ha un esercito. Intendete darmi del denaro? No, affatto. Allora userò il frutto dell'Eden per avere ciò che voglio. Posso fare a meno del vostro aiuto, non mi serve. Questo mi è abbondantemente chiaro. Sei al corrente del fatto che il barone di Valois è morto? No! L'avete! E perché mai avrei dovuto ucciderlo? Tramava contro di me insieme al mio brillante capitano generale traditore? Non sono costretto a sopportare tutto ciò! L'hanno ucciso gli assassini. E perché non li avete fermati? E come potevo? Hai deciso tu di attaccare Monteriggioni, non io! Sarebbe ora che ti assumessi la responsabilità delle tue azioni. Dei miei successi! Nonostante la costante interferenza di falliti come voi! Non andrai da nessuna parte. Ho io il frutto dell'Eden. Fatevi da parte, vecchio. Ti ho dato tutto. Eppure non ti basta mai. Cesare! Ha intenzione di avvelenarti! Non volevi sentire ragioni. Padre, non capite. Io ho il pieno controllo di tutto! Se voglio vivere, vivo. Se voglio prendere, prendo. Se voglio che voi moriate, voi morite!
Dov'è il frutto dell'Eden? Smettila! So io dov'è! E perché non mi hai detto che l'aveva preso? Cesare, sono io, la tua regina. Tu sei mia sorella, niente di più. Dov'è? Non m'hai mai amata. Dov'è la mela? Dimmelo! Dimmelo! Voglio la mela! Ti faccio male? Dammi la mela! È mia, non tua! Voglio la mela! Saggia decisione, sorellina. Requiescat in pace. Io so. So dove sta andando quel bastardo. A San Pietro. Al padiglione nel cortile. Grazie. Assassino! Diamine. Mi occuperò più tardi di te. Cercando questa? È finita, assassino! Morrai per mano mia! Guardie! 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 Capito? Andiamo! Rodrigo Borgia è morto. E Cesare? Avvelenato, ma vivi. Non dobbiamo permettere che riunisca i suoi seguaci superstiti. Saranno settimane cruciali. Col vostro aiuto gli darò la caccia e lo ucciderò. I miei pattuglieranno la città, ma ci vorrebbe un esercito. Ne abbiamo. Li dovete trovare. Sono dappertutto e da nessuna parte. Non mi importa come. Ma fatelo. Come possiamo da soli, signore? Dovete aiutarci. Io sono malato, idioti. Micheletto arriverà presto con le mie armate. E allora vedrete come muoiono facilmente gli assassini. Ti stai solo illudendo, Cesare. Guardie!
Cardinale sotto pressione ci ha rivelato che Cesare intende incontrare i seguaci dei Templari in campagna. Il Cardinale partirà per l'incontro stanotte. E io lo seguirò. Unitevi a me e ci riprenderemo Roma. Abbiamo deciso di eleggere Papa della Rovere. Ci dispiace. Ma ho pagato per la vostra nomina. Roma non è più la stessa di prima. Il denaro dei Borgia non è più ben accetto. Vi pentirete di questa decisione! Un assassino! Via! I seguaci a pagamento vi offrono il loro sangue, ma quando cercate aiuto, vi si rivoltano contro. Guardie! I miei uomini dicono che Cesare sta radunando i suoi soldati migliori davanti alla porta principale di Roma. Riunite gli assassini. Lo affronteremo insieme. L'Italia intera sarà riunita e voi governerete accanto a me! Siete qui per il mio trionfo! Presto Micheletto giungerà con la sua armata, ma per allora voi non sarete in vita! Insieme per la vittoria! Vittoria degli assassini! I miei uomini non mi deluderanno! Sanno cosa mi aspetta! Questo non sarà il Dio! Uccidete! E io riavrò i miei domini! Non fatelo! Getta a terra le armi, Cesare Borgia! Sento già le truppe di Micheletto in arrivo! Riconquisteremo la mia città una volta per tutte! Questa non è più la tua città! Per ordine di Sua Santità, Giulio II, io vi arresto, Cesare Borgia! Per i reati di omicidio, di tradimento e di incesto! No! 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 Non finirà così! Le catene non mi tratterranno! Non morirò per mano d'uomo! È stato il modo in cui l'ha detto. Le catene non mi tratterranno. Se ti preoccupa, c'è il modo di scoprirlo. No, è troppo potente. Bisogna nasconderla fuori dal dominio degli uomini. Che peccato. Nascondere un capolavoro dove nessuno lo potrà vedere. Eppure, e se stesse parlando sul serio? Non posso rischiare. Cesare aveva ragione, devo andarmene. E i tuoi amici? Ho creato la confraternita perché durasse, con o senza di me. Che cosa intendi fare? Piantare un seme. Tieni, un regalo. Se questo è un addio, allora tieni il denaro. Non lo voglio. Noi ci rincontreremo. Hai la mia parola. Buona fortuna, amico mio. E tieni il denaro. Col tuo magro salario ne avrai bisogno. Già, il mio mecenate è stato arrestato. Come hai fatto a trovarmi? La mela che hai rubato a Mario Auditore ha condotto qui. Uccidetelo! Uccidete l'assassino! Fate a pezzi quel maledetto bastardo!
ayúdenme. Mi hijo está herido. Cesare, sei in trappola ormai. Non hai dove fuggire. Fatti sotto, dunque! Io non posso morire. La fortuna non mi abbandonerà. Io sono il miglior combattente di tutti i tempi. Prendi questo! Sto indietro! La sconfitta non fa per me. Un auditore non mi sconfiggerà mai! Che fai, è inutile! Io conquisterò tutto! Roma, l'Italia, la Spagna saranno tutte mie! Desiderare qualcosa non equivale ad averne diritto. Che ne sai tu? So che un vero capo serve coloro che governa. Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. Non puoi uccidermi! Nessun uomo può uccidermi! Allora ti lascerò nelle mani del fato. Il Colosseo. Andiamo. Saremo lì prima dell'alba. Un momento, quella porta... Non mi pare di aver visto maniglie. Faccio un'analisi. Magnifico. Ora ci serve una specie di chiave futuristica.
sembra si apra con un meccanismo vocale. Non ho mai visto nulla di simile. Cioè serve una password. Prova a fischiettare la quinta di Beethoven. Dannata rete elettrica europea. Non possiamo esaminare i ricordi di Ezio per trovare la password. Ehi, forse ha a che fare con questo. Il simbolo è quello sulla porta della cripta. 1419, 1420 e 21. E se non fossero date... 1419, 1420. Oh mio Dio! Cosa? Dio! Avanti, parla! Va bene, va bene. Il tetragramma, i 72 nomi di Dio! Vedete? Sono tutti contenuti in tre versetti. Esodo dal 19 al 21. E sentite questa, vi piacerà. Riordinando le quattro lettere del nome di Dio nell'alfabeto ebraico all'interno del triangolo equilatero. La loro somma equivale allo stesso identico numero. 72. Ne sei assolutamente sicuro? Beh, questo è il motivo per cui lo dico a voce alta, Rebecca, ma non sono ancora arrivato al bello. La costruzione del Colosseo è iniziata nell'anno 72. Abbiamo la password. Sean, prendi il furgone. Déjà vu. Ah già. Andiamo. E noi che facciamo? Potreste aver bisogno di uno storico là sotto. Ha ragione Sean, le gallerie portano sotto il Campidoglio. Gli aiuterò a trovare un'altra entrata. Sta attento, Desmond. Guido io. Ah, non ci provare, l'ho vista la tua auto. Lucy, mi sto dirigendo verso l'entrata. Ok, bene. Se per caso vedi dei gladiatori, il mio consiglio è scappa. Grazie, me lo ricorderò. Non posso credere che sto per tenere in mano la mela. È stato un lungo cammino, te la meriti. Chissà se cambierà qualcosa, se può volgere la situazione a nostro vantaggio. Sono sicuro di sì. Deve. Cosa troveremo? Speriamo una mappa dei templi. Ce la darà direttamente la mela. Così. Guarda, quello è Elvis. Ehi, magari stavolta ci andrà bene. È un dedalo in muratura. Sembra un vero labirinto. L'ipogeo conteneva le celle dei gladiatori e le macchine che li portavano sulla superficie. Tutta la zona in cui ti trovi adesso in origine era coperta dall'arena. Buono a sapersi. Una cosa mi preoccupa. La data di oggi è il 10 ottobre. Allora? Indovina quanti giorni mancano al lancio del satellite. Mi sa tanto che conosco la risposta. 72. Perché la data di oggi è così importante? Dobbiamo solo prendere la mela e andare. È il codice della porta. Qualcuno vuole assicurarsi che lo scopriamo.
Affidiamo a questo spazio l'epilogo della nostra fine. Che venga scoperto da una persona meritevole. Che la guidi. Che determini i suoi progressi. Che salvi il mondo che ci lasciamo dietro. Chi sei? Che succede, Desmond? Niente. In principio fissammo le nostre verità sulla pergamena, sulla pietra, nei ricordi degli uomini. Questi si rivelarono troppo deteriorabili, distrutti dal fuoco, alla fame, agli allagamenti. Il mondo è nuovamente innocente, innocente e ignorante. Arrivo. Ma tu ci hai messo? Che posto è questo? Santa Maria in Araceli. Vedete le colonne lungo le navate? Sorgono su rovine romane. Pare che questa chiesa sia stata costruita sopra un antico tempio di Giunone. Bello il soffitto. Ti piace il soffitto? Ah, beh, certo che sei un'affascinante compagna di viaggio. Allora noi restiamo qua giù, eh? A pregare o altro. Creammo per essere saggi. E ora sono la nostra unica fallace speranza. Loro siete voi. Voi possedete le potenzialità per comprendere. Ma avete distrutto i nostri strumenti. Voi li avete rivolti contro voi stessi. Noi abbiamo distrutto ciò che potevamo e nascosto il resto. Si è aperto qualcosa! Non tutto, quasi tutto. Basta poco per travolgere il mondo. Questo è un posto sicuro, eterno, per conservare oggetti, parole, saggezza. Ma non la vita. Ne avremo i mezzi.
Ma il tempo ci logora. Possiamo distrarlo. Possiamo attraversarlo con uno sguardo. Schivare a sinistra quando colpisce a destra. Ma prima o poi ti raggiunge. È inesorabile. Non possiamo sfuggirgli. Non per sempre. Ecco qua. Salve! Non c'era nelle planimetrie. Desmond, vieni qui! Sto arrivando. Qualunque cosa sia, non serve a niente. È un vicolo cieco. Non ne sono sicuro. Sì, beh, se ci vuoi uccidere... Devi sforzarti un po' di più, bello mio. Ci siamo. Ora la password. Sempre se Sean ha ragione. Ho sempre ragione. Ma quel vicolo cieco... Mai successo, sono stato frainteso. Credi che parli la nostra lingua? Dillo e basta. Ok. 72. Dopo di te. La mela sembra stare al centro. Meglio scoprire dove sono quei templi. Dove sono i templi? Vuoi che chieda qualcosa? O che pensi a qualcosa? Sicuro di aver chiesto la cosa giusta? Lo conosco, conosco quel simbolo. Quello è un berretto frigio. Sta per libertà. E quello è l'occhio massonico. Questi due simboli si trovano insieme in un solo. Che succede? Non riesco a muovermi. Il tuo DNA si è unito alla mela. Tu l'hai attivata. Liberatemi! Il 72esimo giorno prima del momento del risveglio. Tu, nato dai nostri lunghi e dai lunghi dei nostri nemici. La fine e l'inizio, colui che aborriamo e a cui rendiamo onore. Il viaggio finale ha inizio. Ci sarà chi ti accompagnerà oltre il cancello. Ella non ci è visibile. La croce oscura l'orizzonte. Che stai facendo? La via deve essere aperta.
Non puoi sfuggire al tuo compito. La bilancia tornerà in equilibrio. Ferma, ti prego! Tu sei molto poco. Dobbiamo guidarti noi. Cessa ogni resistenza. No! È fatta. La via è aperta. Soltanto lei va trovata, adesso. Risveglia il sesto. Vai, da solo! È stato di shock. Non abbiamo scelta. Rimettilo nella macchina. Ma l'Animus gli ha fatto questo. Sono io l'esperto o no? Fallo. No,